7 ciclisti morti, 3 in condizioni gravissime, uno di loro in condizioni disperate. Ad investirli un'auto guidata da un giovane immigrato che era senza patente ed è risultato positivo al test antidroga per cannabis. Si trova in questo momento in stato di fermo, accusato di omicidio colposo plurimo. Ma vediamo nel servizio. Che fa più impressione questa mattina è la grande affluenza di gente, di cittadini della comunità di Lamezia Terme che hanno voluto essere vicini alle famiglie dei 7 ciclisti uccisi domenica scorsa dal giovane automobilista marocchino. Non soltanto gli amici, i parenti e gli sportivi, ma tanta gente comune. Grande commozione e lacrime per le parole dette dai figli e dagli amici dei 7 ciclisti. Abbiamo visto le immagini del funerale di 7 nostri fratelli calabresi. Si tratta di Rosario, Francesco, Vinicio, Giovanni, Pasquale, Domenico e Fortunato. Erano 7 ciclisti della Domenica, 7 professionisti di Lamezia. Sono stati falciati in un incidente d'auto, per caso. Come per caso è stata la circostanza che alla guida dell'auto killer ci fosse un ragazzo di nazionalità marocchina. La città di Lamezia, la Calabria, è rimasta sconvolta da questo episodio di sangue. Eppure, a funerali finiti, a riflettori spenti dei media che in qualche modo la notizia hanno trattato, ne è uscita fuori una Lamezia Terme, una Calabria che ha risposto con civiltà, ha messo da parte la rabbia, ha raccolto i suoi morti, li ha seppelliti e ha saputo dare parole di conforto anche a chi di questo fatto, di questo incidente si è reso protagonista. Il segnale che è venuto da Lamezia è stato un segnale di dolore, ma di civiltà. Un segnale che ha rivelato la Calabria che è fatta di passioni, che è fatto di comprensione, che è fatta di compassione. Siamo amici e siamo anche le vittime, le parenti lo conosciamo, la maggior parte delle vittime lo conosciamo tutti. Perciò siamo molto molto vicini, cioè il loro dolore è anche il nostro. Teresa Natalino era la moglie del professor Fortunato Bernardi, una delle vittime. Il professore di educazione fisica, il leader del gruppo dei ciclisti falciati, morti sulla statale 18 di Lamezia Terme. A lei sono ascrivibili le parole più belle, quelle che rimarranno impresse nei cuori dei calabresi e nei cuori dell'Italia. Teresa Natalino è un insegnante, come un insegnante era il marito. Teresa Natalino insegnava ed insegna nella scuola dove c'è una folta comunità di bambini marocchini. Teresa Natalino ha perdonato, Teresa Natalino non si è lasciata travolgere dal dolore e dalla rabbia, un dolore che certamente c'è, ma il suo pensiero era rivolto soprattutto a quei bambini marocchini che da qui a qualche giorno lei rivedrà
nella sua funzione di maestra. Teresa Natalino vuole che quei bambini non pensino neanche per un minuto che lei possa avere del risentimento per loro. Le parole di Teresa Natalino sono un manifesto di tolleranza, un manifesto che questa donna, distrutta dal dolore, ha affidato però alla riflessione dell'intero paese. Ci rivolgiamo alle famiglie, agli amici delle vittime. Vogliate accettare le nostre più sentite condoglianze. Il contegno, il dolore, il lutto non può esimerci dal fare qualche riflessione, anche amara, sul mondo dell'informazione a cui apparteniamo. Noi facciamo informazione qui, da Sud, ma anche rispetto a questa vicenda, qualche rivendicazione, qualche cosa da ridire sull'informazione nazionale la dobbiamo ai calabresi e al paese. Se questa notizia, se questa tragedia, se questo lutto fosse avvenuto a Milano, a Varese, a Treviso, a Trieste o in qualsiasi altra realtà del nord, avrebbe avuto lo stesso spazio al quale i media nazionali hanno relegato questa notizia? Sì, è vero, la notizia è stata data, ma spesso confinata nella seconda o terza notizia dei media nazionali. E allora un dubbio, un interrogativo ci assale. Di fronte alla tragedia ci sono morti di serie A e morti di serie B, lo avevamo detto per l'alluvione. Non vorremmo credere che ci sia un'informazione nazionale che rileghi la tragedia e la morte al sud ad una morte di serie B. Di fronte a questa grave tragedia, noi ci sentiamo orgogliosi della reazione civile di Lamezia e della Calabria. Una reazione che non si è abbandonata alla rabbia o al risentimento degli altri, in questo caso della comunità marocchina. E sì, ci sentiamo un po' migliori rispetto alla reazione di fronte a fatti del genere di altre parti d'Italia. Vedete, mentre 7 ciclisti morivano per fatalità a causa di un ragazzo di nazionalità marocchina, in contemporanea a Bergamo un altro ragazzo di nazionalità marocchina veniva arrestato in maniera innocente per la scomparsa di Yara, la ragazzina bergamasca di cui non si hanno notizie da diversi giorni. Le reazioni sono state diverse. Mentre a Lamezia c'erano le parole del perdono di Teresa Natalino, a Bergamo si registravano le parole della giustizia sommaria nei confronti di tutti gli extracomunitari, di tanti bergamaschi e anche di qualche solito leghista irresponsabile. Ecco, io sono stato orgoglioso del mio sud, della mia terra, rispetto a come è stata affrontata questa vicenda. Con questo non voglio dire che i meridionali sono meno razzisti dei settentrionali o viceversa, non è una questione di etnia, non è una questione che ci sono popoli più cattivi o più buoni. C'è un ragionamento legato alla civiltà, al pensiero collettivo. Qualcuno ha detto che i calabresi sanno comprendere le ragioni di Caino, perché Caino sono stati per tanto tempo nei secoli. Forse è quello che ci dà una marcia in più. Ecco, anche rispetto a questa vicenda, noi vogliamo introdurre quell'orgoglio di essere del sud, quell'orgoglio di affermare un meridionalismo di speranza e di tolleranza. Da Lamezia,
da questo fatto doloroso, da questo fatto luttuoso che ha lasciato una grande ferita negli animi e nei cuori, paradossalmente abbiamo affidato all'Italia un altro segnale di un Sud che è fatto di cuore, di un Sud che è fatto di speranza, di un Sud in grado di dare una lezione di civiltà al resto del paese. Salutando definitivamente i nostri morti, noi conserveremo il loro ricordo, sapendo che da una fatalità ne può costruire e ne può venire fuori un segnale di speranza, di una diversa visione del mondo e delle relazioni tra gli uomini. Non esistono gli altri, non esistono i neri, non esistono i meridionali, non esistono i terroni, non esistono i settentrionali, esistono gli uomini e noi per gli uomini dobbiamo combattere.